Ravanusa il prossimo 16 novembre all'Agri Pub in Corso Repubblica 159 alle ore 20 si svolgerà un incontro di Uniti per la Sicilia. Ascoltiamo in proposito l'avvocato Lillo Massimiliano Musso. Iniziative e prossime venture di Uniti per la Sicilia, in Sicilia, nell'Agrigentino in particolare, l'avvocato Lillo Massimiliano Musso. Sì, il 16 novembre a Ravanusa avremo una intensa giornata di lavoro con persone provenienti da tutta la Sicilia. Ci riuniremo per condividere le competenze che ciascuno ha sui vari temi. Uniti per la Sicilia in questo momento è una piattaforma programmatica, noi dobbiamo individuare i problemi e proporre le soluzioni. Abbiamo già individuato le soluzioni a molti problemi, per esempio al tema dello spopolamento dei territori siciliani che ho affrontato su questa emittente più e più volte. Il problema infrastrutturale, il problema della mobilità, non solo sociale ma proprio della mobilità fisica, perché è impensabile che per andare a Milano ci occorra più tempo che raggiungere l'aeroporto da Agrigento piuttosto che proprio la tratta aerea. E vi sono tante questioni che non vanno, sanità, la sicurezza, e noi vogliamo affrontarle a partire quindi dalle problematiche e porre delle soluzioni. Alla fine della giornata di studio e di lavoro, in rappresentanza di tutte le 9 province siciliane, poi ci sarà una conferenza stampa dove esporremo, diciamo, il lavoro che è stato fatto. La questione fondamentale è che la Sicilia deve essere in mano ai siciliani. Non è possibile che i quartieri generali, le regie politiche abbiano sede a Milano, Roma, Genova, Firenze e persino Bari. Occorre che i siciliani abbiano la capacità di costruire, di far emergere al loro interno una classe dirigente che si occupi dei problemi dei siciliani. In conclusione, ricordiamo esattamente dove e quando si svolgerà la riunione. Sì, il 16 novembre sarà una prima parte a porte chiuse, nel senso che poi chiunque vorrà venire di voi sarete ben accolti, ma non ci sarà il profilo, insomma, dell'evento pubblico, la prima parte. E poi in serata, a partire dalle 20, a Ravanusa, all'Agri Pub, a partire dalle 20 ci sarà invece la conferenza stampa con la presentazione degli atti, diciamo, quasi congressuali, anche se non è un vero e proprio congresso, però distribuiremo i primi scritti di questa piattaforma programmatica.